Mi scuso per la voce, purtroppo è venuta meno al momento giusto. Mi occupo, diciamo, di attività commerciali in ambito Egeos. Egeos sostanzialmente è una società 80% Telespazio e 20% Agenzia Spaziale Italiana. Nasce con l'obiettivo di presidiare il mercato della Geospatial Information, supportata diciamo, da asset nostri che abbiamo da tanti anni. Di fatto Egeos è uno spin-off dell'Earth Observation Division di Telespazio, quindi abbiamo una storia di 35 anni nell'ambito diciamo, del remote sensing e nel trattare dati satellitari sia ottico, sia radar, che anche immagine aerea. La mia testimonianza oggi è farvi vedere come sostanzialmente nell'ambito diciamo, dell'emergency abbiamo utilizzato Open Geodata e devo dire che è stato un asset importantissimo ed essenziale affinché questo nostro servizio potesse essere reso operativo. Soltanto un minimo diciamo, di vision da parte nostra di quello che significa per un sistema integrato che realizza applicazioni e sistemi informativi territoriali per la pubblica amministrazione, per privati e quant'altro, noi ci troviamo sempre a lavorare con dati, sotto l'aspetto dati commerciali, dati che stanno all'interno dell'azienda, che portiamo ad essere georeferenziati, e questa è una parte molto molto pesante nell'ambito del nostro lavoro. Su questi dati andiamo a costruire analisi geospaziali, che sono poi le funzionalità che ci vengono richieste dal cliente, che poi vengono rese sostanzialmente in una presentation layer sotto forma di una geo web application oppure come mappe. Qual è il valore aggiunto sostanzialmente che l'Open Geodata porta a noi come operatori di questo settore? È il fatto di avere nuove fonti disponibili, ci consentono di andare a sviluppare da un lato nuove funzionalità, quindi a crescere l'offerta verso i nostri utenti e di fatto andare poi a derivare da queste nuove funzionalità dei nuovi strumenti informativi che a nostra volta possono essere resi nuovamente disponibili in una modalità Open Geodata. Quindi si viene a creare quello che abbiamo sempre parlato prima, di un circolo veramente virtuoso che cresce sempre di più e noi speriamo e auspichiamo che tante pubbliche amministrazioni inizino a pubblicare in maniera più veloce possibile questi dati, in modo da poter utilizzare e far crescere un po' questa macchina che poi ci coinvolge un po' tutti e fa forse salire un po' più l'economia di questo settore. Ce lo auspichiamo. Allora, andiamo adesso a vedere un po' sostanzialmente come noi abbiamo utilizzato questo servizio, cosa vedremo, che cos'è il servizio, ve lo devo spiegare, altrimenti non capiamo perché è stato essenziale l'utilizzo del geodata, il nostro ambito di azione, quali prodotti cartografici vengono generati a fronte di questo servizio, che sono i requirement del servizio, come quali Open Geodata abbiamo utilizzato e poi un esempio pratico sull'Italia. Allora, sostanzialmente noi a fronte di una gara vinta in ambito Commissione Europea indotta da GRC ci siamo aggiudicati l'altro anno questo servizio e abbiamo messo su un sistema di Emerging Management Center che va sostanzialmente a rispondere in maniera rapida e efficace a richieste di mapping rapido e a fronte di un'emergenza. Emergenza che per noi significa lavorare su 27 paesi europei e a volte non solo perché in caso diciamo, di disastri umanitari, alluvioni che magari non stanno nell'ambito europeo, ma faccio un esempio, la West Coast americana, dove spesso tifoni, uragani creano danni, veniamo spesso e volentieri chiamati a operare anche in quei contesti. Quindi capite, per noi il dato non è un dato italiano, ma ha uno spettro molto più ampio di azione. Sostanzialmente abbiamo messo un servizio che è per contratto H24, 7 giorni a settimana, 365 giorni l'anno disponibile. Ed abbiamo creato questo center, dove ci sono ovviamente un'infrastruttura hardware e software, delle risorse umane che sono in turnazione e poi delle procedure operative molto ristrette che dobbiamo seguire in ambito Commissione Europea. Sostanzialmente, cosa garantisce questo servizio? Un accesso on demand a dati satellitari, perché oltre a quello che vediamo come il primo prodotto che dobbiamo dare, che è un esiste di quella che era la situazione prima dell'emergenza, ma dobbiamo immediatamente avere un qualcosa che ci consente di valutare il danno, quindi acquisire appena possibile un'informazione da satellite per poter fare poi un change detection di quello che era e quello che è la situazione attuale. E a fronte di queste informazioni produrre in maniera rapida dei prodotti tipo geospaziale, di fatto sono mappe raster, questo ci è richiesto da contratto.
Quando non c'è questa fase, diciamo, di agitazione, diciamo che noi in Italia purtroppo siamo sempre operativi, perché ce n'è sempre una in termini di disastro e di emergenza da seguire, veniamo attivati molto spesso. Quello che noi chiamiamo pace period, in momenti, diciamo, di tranquillità, andiamo a fare attività, diciamo, gestionali, rutinarie, programmare, e poi un'attività importante di scouting e delle news, perché cerchiamo a volte spesso di anticipare gli eventi. Quando c'è un discorso meteorologico importante, tipo un uragano, seguiamo tutte le news e cerchiamo di traccare quello che è il percorso, finché non arriverà sul momento in cui c'è un impatto sulla popolazione. A quel punto taschiamo tutti i nostri satelliti pronti a poter essere comandati per acquisire, in modo che in caso veniamo attivati dall'organizzazione siamo già pronti. E vi spiegherò adesso che il tempo per noi è importantissimo, perché da contratto abbiamo tempi molto 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 ristretti. Questi sono i casi in cui siamo chiamati a intervenire: alluvioni, terremoti, frane, incendi, tempeste, vulcani, incidenti di tipo tecnologico, crisi umanitarie o tsunami. Ormai siamo un po' stati chiamati, l'esperienza l'abbiamo fatta veramente in tutti gli ambiti. Questo è un po' quello che siamo chiamati a dare come tempo di intervento dal momento che siamo attivati. C'è la modalità RUSH, che richiede che entro 6 ore dall'attivazione noi dobbiamo essere in grado di produrre quella chiamata reference map. Che cos'è la reference map? Sostanzialmente è una serie di strati informativi geografici che cercano di dare veramente l'esise di quello che era la situazione precedente all'evento di emergenza. E voi potete ben capire che il nostro è un problema di tipo europeo, non è soltanto italiano, è un problema di tipo internazionale, quindi io ho bisogno di fonti dati di più disparate per cercare di riuscire a dare una risposta di questo tipo. C'è un vincolo, che le mie 6 ore partono soltanto da quando ho un dato satellitare valido accettato. Poi, e questa viene chiamata reference map sostanzialmente, che è lo stato del territorio. Poi c'è la delineation map, che è sostanzialmente in secondo step, dove andiamo a fare una valutazione dell'impatto e dell'estensione, diciamo, dell'evento. In ultimo, la valutazione proprio, diciamo, del grado di danno. Tutto questo deve essere fatto entro un massimo 24 ore. Vabbè, questo è pubblicità. Allora, quindi, questo tipo di servizio ci richiede a noi la disponibilità di accesso rapido a tutti i dati geografici possibili. Non possiamo prevenire nulla, perché non sapremo mai dove si andrà a operare, essendo un evento di emergenza. Abbiamo dovuto sviluppare delle procedure, delle applicazioni che ci consentissero di accedere a questi dati geografici nella maniera più veloce e rapida possibile. Questi sono tutti i layer, non so se si vedono, che vengono richiesti nell'ambito della mappa. Quindi queste sono tutte le fonti informative che noi dobbiamo produrre, o la maggior parte delle fonti informative vanno riprodotte in mappa, sulla prima mappa, quella che va data entro 6 ore. Di fatto c'è tutto, da transportation, idrologia, alla informazione alla popolazione, il land cover e quant'altro. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto due applicazioni sostanzialmente, qui entriamo nella parte leggermente tecnica. Una è una WebGIS application, che sostanzialmente va a costruire il core dei dati, e poi c'è un'applicazione che è un client server, che serve agli operatori poi per andare a creare i prodotti. Allora, vi dico subito che la cosa più pesante nello sviluppo di questa applicazione è stata la normalizzazione dei dati, perché ovviamente noi andiamo a accedere a montagne di dati diversi. La prima cosa che abbiamo fatto è normalizziamo i dati, quindi a parità di un grafo vettoriale di tipo stradario, da OpenStreetMap a tutto quello che ci capita e ci arriva, io ho fatto un modulo che sostanzialmente un middleware che normalizza queste informazioni, in modo da avere poi una nostra struttura dati comune a tutto quanto. Questa è stata veramente la parte più difficile, diciamo, dell'applicazione. GeoView, l'abbiamo chiamata così, di fatto va a creare una spatial data infrastructure, che è effettivamente una nostra infrastruttura, dove andiamo sostanzialmente a collocare immagini, digital elevation model, DSM o DTM, quello che troviamo in giro per il mondo, tutti gli strati territoriali possibili che vengono trattati così come detto, e i link a tutti i servizi UMS che noi andiamo a riferire sulla web. Ha dentro una serie, diciamo, di funzionalità, dalla ricerca, diciamo, dei motori dei metadati e tutti i client per scaricare il locale e andare a popolare l'SDI che ci siamo creati con tutto ciò che abbiamo trovato in giro, dalle mappe raster ai dati territoriali e quant'altro. Vengono normalizzati e creata questa infrastructure database, spatial data infrastructure. Questo è un esempio dell'interfaccia
che ci aiuta a fare questo tipo di attività di ricerca del dato e di downloading. A questo punto interviene quello che noi chiamiamo Geodata Toolkit. Noi abbiamo tutti i dati downloadati in locale. Questa applicazione non fa nient'altro che decidere l'estente di mappa su cui c'è l'intervento da operare, fa un carotaggio su tutta la serie di dati che a noi interessa e li esporta per essere trattati per fare la produzione delle mappe. Quali sono i dati vettoriali, i raster ancili? Vi faccio vedere tutti gli open geodata a questo punto che noi abbiamo trovato sul web che ci aiutano a produrre queste mappe. Qui, per quanto riguarda i vector dataset, ovviamente in primo c'è OpenStreetMap 2, versione 2, che è quella che utilizziamo di più veramente come base perché è veramente diffusa. Abbiamo visto prima dal collega la diffusione a livello mondiale. E limiti amministrativi provinciali, GeoNames è molto importante per andare a cercare quelli che sono location, point of interest, porti, aeroporti, elementi naturali. Veramente è una sorgente di informazione per noi molto, molto, molto importante. E poi VMAP è un'altra fonte dati diciamo, a livello vettoriale con la risoluzione più bassa, però in alcune parti del mondo è sufficiente per poter fare le nostre attività. Adesso non ve le sto a elencare tutte quante. Per esempio, abbiamo fatto degli accordi con UK e Spagna perché questi sono open data aperti soltanto a livello nazionale. Per questo servizio ci hanno concesso l'utilizzo di quell'open data per quel paese. Quindi è sostanzialmente sotto chiave l'accesso al dato. Quello noi adesso ce l'abbiamo tutti quanti loggati, le scale l'abbiamo visto. Per quanto riguarda i dati raster, abbiamo accesso ovviamente all'Landsat che è una copertura a livello mondiale, al MODIS, ha una copertura che ha il GEOS di proprietà, che è una copertura a 50 centimetri su tutto il territorio italiano, e ha varie fonti di tipo aerofotogrammetrico, fornite dalla Svezia, dalla Spagna, dall'Estonia e quant'altro. Tutte queste vengono linkate e emesse diciamo, dall'SDI. Ci siamo anche preoccupati di gestire il DEM in maniera intelligente perché copriamo col DEM, diciamo, con l'SRTM 90 dalla latitudine da più 60 a meno 60, con latitudini minori o maggiori di più 60 e col DEM, diciamo, ASTER le latitudini inferiori. Quindi abbiamo veramente la copertura mondiale. Utilizziamo anche in ancillary dataset, per esempio la parte diciamo, di weather forecast che per noi è molto utile per fare quel tipo di previsioni. Andiamo a interoperare anche con questo tipo di informazioni. Il tutto viene messo in un'applicazione che vi faccio vedere adesso come funziona. Sostanzialmente questo è un esempio dell'Elba. Tramite questa toolbar noi andiamo a popolare diciamo, i vari diversi dataset, scegliamo quale e lo andiamo a popolare e qua già in questo momento stiamo facendo un carotaggio del dato sull'estente dell'area su cui l'evento si è verificato. Scendiamo a caricare tutti quanti i dati, raster dataset, i VMS, quelli che abbiamo un po' visto. Quindi l'operatore veramente in 5-10 minuti, e diciamo come tempo di processamento andiamo al massimo in una mezz'oretta, riesce ad avere tutto il dataset completo dei dati. Per pubblicare la mappa poi, questa applicazione fa un export in un database esteri perché le mappe poi abbiamo sostanzialmente dei requisiti molto stringenti per la parte di leggenda e avendo fatto tutto quanto in open source poi abbiamo dovuto scegliere un software commerciale per fare la produzione finale delle mappe. Un esempio in Italia, questo è un caso purtroppo doloroso, terremoto in Emilia, vi facciamo un po' vedere quello che è successo. Come sapete il terremoto ha colpito alle 4 del 20, con l'epicentro a Bologna e poi c'è stata la seconda scossa forte di 5,8 gradi scala Richter di 29. Il nostro servizio è stato attivato alle 10 di mattina rispetto alle 4 diciamo, dell'evento dal Dipartimento della Protezione Civile che ha fatto il circuito classico di attivazione verso la Commissione Europea e hanno subito richiesto sostanzialmente per evento le mappe di reference, quindi com'era, le mappe di delineation del danno e poi il grading. Abbiamo attivato subito tutto quello che potevamo, essendo in Italia avevamo anche di vantaggio ovviamente, quindi booking sul satellite per quanto riguarda le acquisizioni, per gentile concessione anche diciamo, Ferretti ha fatto alzare subito gli aerei per cercare di acquisire nuvolosità permettendo, perché poi c'è sempre quel problema quando facciamo queste cose. E questo è un po'. Sì, esatto. Questo è un po' il time schedule di quello che è successo, il 10 terremoto, la nostra attivazione.
Abbiamo reso alle 12.30 subito le prime mappe disponibili, quindi 2 ore e mezza, quindi venne al di sotto, diciamo, dei time constraint del contratto. Abbiamo fatto un'acquisizione, purtroppo nuvolosa, alle 10.50 con WorldU, quindi ancora non riusciamo a fare l'assessment dei danni. A questo punto è partito l'aereo alle 12, ha fatto il rilievo aereo, una seconda acquisizione di WorldU nuvolosa purtroppo. Alle 18.50 ci sono arrivati i dati di aereo disponibili, quindi che erano cloud free, e abbiamo prodotto le prime mappe con il danno per 14 area of interest. A questo è successo alle 2 di notte, quindi ben prima rispetto ai tempi contrattuali. Seconda scossa, stavolta il satellite ci ha aiutato perché non era nuvoloso, quindi abbiamo acquisito la seconda immagine sulle nuove aree e avevamo quindi anche l'informazione per fare subito il grading di alienation. Sostanzialmente alle 6.30 avevamo già aggiornato tutte le mappe sulle 14 aree of interest. Abbiamo prodotto sostanzialmente 43 mappe in 11 giorni per questa attivazione in 14 aree diverse di interesse. Questo per far vedere un po' quello che ci viene richiesto in termini di qualità. Questo è un focus su San Felice sul Panaro, questa è una mappa che ci viene richiesta e facciamo uno zoom, vedete, andiamo a dare sostanzialmente per ogni mappa tutto lo stato, diciamo, per quanto riguarda i building, quelli che sono stati abbattuti o moderatamente affetti o non affetti. E, insomma, ecco, questo è un po' quello che viene chiesto, come è lo stato, diciamo, delle transportation e i point of interest. Ripensando agli open data di cui si parlava prima, pensate un attimino, ho finito, un minuto.